Primo possesso di palla per Erice, si inizia. Ora il possesso di palla per Casalgrande che trova il primo gol grazie alla prima rete di Diamu. Che va a concludere, a trovare il gol numero 2 di questa sfida. Si accentrava la conclusione, angoletto basso, superata Masson, 8-5 il punteggio. Poi Furlanetto trova un gol pesantissimo per il Casalgrande. La formazione dell'Erice in possesso di palla, in fase d'attacco c'è la segnalazione del Bassino, il tiro e il gol numero 25 per Erice. Pallone poggiato a terra e termina qui 30-23 con Erice che è l'ultima delle semifinaliste battendo Casalgrande 30-23. Domani pomeriggio ritroverà su questo impianto sportivo, in questo impianto sportivo, la formazione della Iomi Salerno per una riedizione della semifinale della passata annata giocata nella vicina Rimini.